Marco Travaglio, che tu proponi il commissariamento di Lombardia e Piemonte, dove anche aumentano i contagi, e a proposito delle indagini in corso sull'RSA, sui centri per anziani lombardi, dove ci sono stati tantissimi morti, oggi Salvini ha commentato dicendo: aprire le inchieste adesso è di pessimo gusto. Ma le inchieste non sono né di buon gusto né di cattivo gusto. Se ci sono notizie di reato, denunce, soprattutto di medici, peraltro, quelli che fino all'altro giorno erano chiamati giustamente eroi, il magistrato è obbligato a procedere. Più l'inchiesta è vicina ai fatti e più riesce a ricostruire fatti e carte prima che vengano fatti sparire, quindi meno male che ci sono le inchieste. Poi, dopodiché, nessuno parla di Tangentopoli, perché qui nessuno è accusato di rubare. Qui ci sono dei morti che attendono una spiegazione. L'impressione è che ci siano dei morti inevitabili, perché certamente un'epidemia di queste proporzioni, soprattutto delle proporzioni lombarde, è inevitabile. Ma poi ci sono anche errori umani e politici, soprattutto di chi ha la responsabilità della sanità, cioè le regioni, che non si sono comportate tutte nello stesso modo. Io sono piemontese, anche se non rientro in Piemonte da 2 mesi. E se potessi proporre, una riedizione del Regno di Sardegna più il Lombardo-Veneto sotto un unico governatore di nome Zaia, anche se non ho nessuna simpatia per Zaia, in questo momento applaudirei. Perché vedo che Zaia, con tutti i suoi limiti, ha una strategia, ha fatto delle cose, Uno a dieci. è uscito dall'emergenza, ha portato la sua regione fuori dall'emergenza. Quindi io poi lo criticherò per le politiche ambientali, eccetera, ma per la gestione del Covid, grazie anche a alcuni esperti molto capaci, che abbiamo tutti intervistato, ha portato il Veneto fuori dall'emergenza. E chi glielo va a spiegare ai veneti, ma anche ai molisani, che hanno pochissimi contagi e devono restare a casa per chissà quant'altro tempo, perché in Lombardia e in Piemonte non si riesce a far scendere la curva? E allora uno va a vedere quali sono le politiche della Lombardia e del Piemonte, che sono praticamente analoghe. E per esempio scopre che ci sono ordinanze che a un certo punto hanno deciso di alleggerire il carico degli ospedali, mandando i malati appena dimessi nell'RSA, cioè nelle case di riposo per anziani. Il problema è che il malato appena dimesso non è guarito, come ritiene l'assessore Gallera, con un'ignoranza abissale. Il dimesso non è affatto guarito, il dimesso vuol dire che non ha più bisogno di cure, cioè non ha più sintomi, ma continua ad avere una carica infettiva e una possibilità di infettare altri altissima. E infatti la strage nell'RSA la si deve anche e soprattutto a causa di questo, perché sono arrivati gente ancora malata che si riteneva sana perché era stata dimessa in strutture che non avevano nessuna possibilità di separare e di sigillare nettamente rapido. i reparti tra i sani e i reparti tra i nuovi arrivati che erano infetti. E queste cose qua non sono inevitabili, No, a sono errori parte. capitali che sono costati la vita a decine e centinaia di persone. È per questo che ci sono le indagini. Dopodiché non è Travaglio che dice che la Lombardia sbaglia. Rapido, Marco. Sono tutti gli ordini dei medici della Lombardia che hanno stilato un atto d'accusa devastante al quale i vertici della Regione Lombardia hanno risposto: sono servi del PD. Ma ti pare che l'ordine dei medici di Milano, di Bergamo, di Brescia, di Varese, di Lodi e di Mantova sono tutti del PD? Ma di che stiamo parlando? Sono dei medici di tutti i partiti di questo mondo o apartitici che hanno visto uno scempio e lo hanno denunciato, perché adesso si cambi registro. E dato che adesso non si cambia Marco, registro, concludi? perché sono due regioni in balia Sì, degli però, eventi, io ho cioè, detto: se il vabbè, se governo fai. vuole, Scusa, commissari. Sallusti, rapido telegrafico.